Io ho incominciato 18 anni fa andando in pensione, facendo qualche sedia per qualche amico e dopo ho portato gli altri amici, mi sono fatto vedere fuori e non riesco più a districarmi perché tutti mi cercano. Anche da Bologna, da lontano, mi vengono a trovare dove sono. Quindi io non sono quasi mai senza lavoro, poco o tanto ne ho quasi sempre. Sì, un mestiere che ancora si trova perché una volta si buttavano le sedie vecchie e si prendevano nuove, adesso invece vanno alla ricerca delle sedie vecchie perché durano più delle nuove. Questo mestiere qui, io sono uno degli ultimi della zona perché nessuno vuole imparare, nessuno vuol farlo. Vogliono prendere molti soldi, qui si prende poco, ma qualche cosa si prende. Se qualcuno ha passione e gli piace, fa anche presto imparare. Ho qualcuno che è venuto a imparare, ma loro hanno il lavoro e quindi fanno qualche cosa ancora. Quando sono a casa da lavorare, si arrangiano, prendono qualche cosina. Però finché hanno il lavoro non possono prendere il lavoro, dire beh, faccio il lavoro come fa lui, perché lavorando la sabato e la domenica non è possibile mantenere un ritmo di lavoro. Poi dopo hanno anche tante altre cose da fare, loro sono pochi, sono pochi. La tecnica per impagliare la sedia bisogna filare la corda man mano che si va avanti, girando la sedia, guardando che venga fatta come si deve, bene, insomma. E poi niente, si usa o l'erba palustre e l'erba di valle oppure c'è la corda di carta. Quelle già pronte, però per me è più difficoltosa e meno bella di queste. Una sedia impagliata a mano avrà qualche piccolo difetto in più, perché non è impagliata a macchina, però è sempre più bella, più salutare e poi per me si sta bene. È dura nella vita che dura anche 40 anni una sedia. Impagliare una sedia. Io parto da 30 euro in su, dipende dalle grandezze e dalle dimensioni delle sedie. Costa molto il materiale e ci vanno molte ore di lavoro. È un lavoro questo qui che non si finirà mai. Si finirà perché non c'è più chi lo fa. E sarebbe, andando avanti diventerà difficoltoso anche trovare l'erba, perché qui da noi non ce n'è più. Tra i diseccanti, i diserbanti, pulire i canali, sistemarli, hanno tolto tutte le radici, le valli non ci sono più, chi la va a raccogliere non c'è, perché gli anziani si finiscono, i giovani non ci vanno e quindi piano piano muore.